Siamo in compagnia di Pierluigi Fiorenza all'evento dei 50 anni del CAT. Pierluigi, tu oggi hai presentato questo evento, sei stato sul palco e hai vissuto insieme a coloro che sono saliti sul palco tutte le tappe che hanno, diciamo, caratterizzato il CAT, l'evolversi del CAT. È stata una grande emozione per lei, cosa ha provato? Anche per me è stata una grande emozione, devo dire la verità è che il CAT si è confermato anche stasera, ma in realtà non ce n'era bisogno, di essere stata una grande fucina di talenti che poi si sono trasformati autenticamente in attori professionisti. Basti pensare a Peppone De Rosa, Gaetano Amato, Anna Spagnuolo, Gianfelice Imparato e ancora altri che adesso non ricordo. Quindi una grande fucina, al di là di Italo che era il capocomico, anche se c'era poi Ciro Madonna che era il regista e il direttore, una compagnia che ha fatto sempre parlare di sé. E poi io apprezzo tantissimo che, nonostante non abbiano mai avuto dei contributi, hanno messo su una bella sala teatrale. Adesso qui, prima in altra parte, non si sono mai tirati indietro, hanno sempre combattuto e quindi sono sempre andati avanti. Quindi complimenti al CAT. Il CAT da sempre ha promosso da sempre cultura. Oggi siamo qui a questo evento e continua nel corso degli anni, anche con la morte comunque dei due fondatori, e quindi con i figli di Italo, a promuovere cultura. Ecco, Castellammare, c'è qualcosa che manca a Castellammare nella promozione della cultura, secondo lei? Castellammare comunque è una città viva dal punto di vista culturale, con le tante associazioni. Oggi ci sono diversi teatri a Castellammare, quindi il Supercinema con Lello, che quest'anno è arrivato alla 10ª edizione della sua stagione di prosa, c'è il CAT che comunque continua a produrre i suoi spettacoli, e poi vengono qui, al di là dei suoi spettacoli, vengono a un suo cartellone. Lo stesso vale per il Teatro Carol, ci sono altre sale, altre realtà. Quindi Castellammare dal punto di vista culturale e teatrale è una città viva. Lo stesso per quanto riguarda le associazioni, ce ne sono tantissime che si occupano di musica, ma non solo di musica, di recitazione, di pittura, e forse ci vorrebbe un maggiore raccordo e un po' di attenzione in più da parte dell'amministrazione comunale, che dovrebbe essere più vicina a queste realtà, anche perché, diciamo la verità, fare cultura costa, anche la cultura ha un suo costo. Ecco, lei sul palco ha chiesto alle varie personalità un loro personale ricordo nei confronti di Ciro Madonna o comunque di Italo Celoro. Ora io voglio chiedere a lei, ha un ricordo particolare di Italo? Ho un ricordo sia di Ciro, del dottore Madonna, che di Italo. In realtà li ho intervistati tante volte per le radio per le quali ho lavorato, Radio Birichina, Contatto Radio, e però erano persone speciali che comunque sapevano trasmettere un qualcosa in più, appassionavano, tu li ascoltavi e ti appassionava e volevi ascoltare ancora. E poi erano grandi, tutti e due, grandi amanti di Castellammare, cioè la loro finalità, oggi diremmo la mission, è di portare Castellammare ai massimi livelli, far vedere che Castellammare non è una città di provincia desolata, abbandonata, ma un centro di produzione, quindi una città importante con tante grandi realtà. Basta pensare oggi a quanti attori abbiamo, ne abbiamo tantissimi. C'è un numero quasi esagerato. Lo stesso vale anche per gli sportivi, i calciatori, ma non solo i calciatori, abbiamo avuto campioni olimpionici, campioni del mondo in tante discipline. È una città davvero particolare la nostra, anche se vorrei che l'amministrazione comunale fosse più vicina a queste realtà, perché è importante, altrimenti queste realtà non possono sempre autosostenersi e autoprodursi. Grazie.